Cani. 203. Sì, sì. Anastasio. Ciao. Buongiorno, buon Salerno, buon nuovo anno, buon primo anno. Ah, finalmente, sì. Guarda, non sai, oggi è una mattinata incredibile per me. Sì, ci credo. Te lo sei già toccato, te lo sei già visto, te lo sei già gustato. Sì, c'è il fisico tra le mani. Ottimo, ottimo. Questo Salerno comunque sta andando bene, stai ricevendo riscontri positivi, sia dalla critica del pubblico, alla classifica comunque abbastanza di ragione. Ieri è stata una bellissima serata con gli amici della PFM, una bellissima cover. Parliamo un pochettino di Rosso di Rabbia. Sonorità tue, testo riconoscibilissimo, volevi entrare, sapendo come Anastasio, come quello che conosciamo tutti, e non volevi sorprendere, non volevi sperimentare troppo. Beh, oddio, io non avevo mai fatto nulla con un arrangiamento del genere, quindi direi che la quota di sperimentazione c'è. Certo, ok. Cioè, i chitarroni storti erano una cifra che mi mancava. Poi, sì, chiaramente sono sempre io, però io vorrei sempre sorprendere, ecco. Perfetto, e in questo disco sorprenderai, c'è un'evoluzione. Io penso che questo disco sorprenderà perché molti si aspettano un disco poco ario, invece è un disco con davvero tante sonorità. Non è che strilli ogni pezzo come ormai qualcuno crede, questo disco ha tanti pezzi molto delicati e quindi niente. Tutto da gustare e tutto da scoprire passo dopo passo. La tua evoluzione nel mondo del rap, diciamo, anzi l'evoluzione del mondo del rap degli ultimi anni sta portando verso una sonorità, un mix-up di varie tendenze che però a te non sembra appartenerti troppo. Beh, sai, la moda è qualcosa che secondo me non bisogna troppo seguire, altrimenti si corre il rischio di essere alla fine fagocitati dalla storia e di fare cose poco rilevanti, perché se tu insegui una sonorità perché quella è the standard, non puoi mai tirare fuori niente di troppo originale, no? Che si possa ricordare. Le mode bisogna fondarle, non bisogna seguirle, questo credo. E questa è la tua ambizione, fondare mode. No, l'importante è comunque scrivere la propria parte. La mia ambizione è fare le mie cose da me in maniera indipendente. E poi se fonderò una moda, difficile che lo farò, ma se succederà sarò solo contento. Beh, ci credo. E dopo l'album, dopo Sanremo, naturalmente parti in giro per i tour, visto che ci fermiamo a aprile, volevo sapere se l'intenzione era poi continuare anche nei festival in estate. Sì, certo. Okay. Suonerò tanto nei festival, ti dirò di più, suonerò molto anche quest'autunno. Non è stato ancora reso ufficiale, ma c'è questo progetto di suonare il più possibile. Perfetto. E live come sarà il tuo suono? Sarà figo perché ho tre musicisti dietro, sarà tutta live, la strumentali con poche sequenze. E batteria, basso, chitarra, tastiera, e già stiamo curando i riarrangiamenti dei pezzi per il live. Finito Sanremo io subito mi precipiterò per dare l'ultima battezzata a questo arrangiamento e suonerà bene, suonerà come l'album ma non proprio come l'album. Ok, e torniamo a Sanremo, l'impatto con l'orchestra. Bellissimo. È stato difficile interfacciarsi con loro? No, non è difficile, è bellissimo, è una carica in più l'orchestra. Chi ne ha paura non capisce che in realtà è un grande strumento. Potrà evolversi il rap con basi sempre più orchestrali e meno sequenze, meno programmazioni, post-produzioni? Il rap sì, è il genere più versatile di tutti. E ci puoi fare davvero quello che vuoi con rap, quindi non so se diventerà di moda l'orchestrazione, ma sicuramente ne sentiremo di belle con rap. Ok, sei Rosso di Rabbia, sei sempre Rosso di Rabbia o nell'album comunque ti sciogli un po'? No, ma guarda, Rosso di Rabbia è un pezzettino, è un tassello dell'album, ma come ho detto prima, l'album è molto delicato secondo me. Non ha sempre chitarroni, non ha sempre strilli, è un album, te l'ho detto, con tante sonorità. Ok, e prospettive per queste ultime due serate di festival, la senti un po' la tua edizione? No. Ci tieni comunque arrivare nei piani alti o l'importante era comunque i passaggi televisivi, no, farsi conoscere un pubblico più ampio? L'importante è fare bella figura e farsi conoscere, poi la competizione te ne scordi, è chiaro che fa piacere arrivare in alto, ma a tutti, no? Però insomma non è quello l'obiettivo. Beh, ci credo. Grazie mille, grazie, bocca al lupo e viva Sanremo.